Ci avviciniamo a grandi passi all'inizio delle attività scolastiche e di questo importante argomento e delle aspettative dei ragazzi ne vogliamo parlare con Suor Anna Monia Alfieri, religiosa delle Marcelline, uno dei punti di riferimento del mondo dell'istruzione italiana. Grazie Suor Anna Monia per essere con noi e bentrovata. Buongiorno, grazie a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Da anni Suor Anna Monia Alfieri si spende per la libertà educativa ed è una delle voci più importanti nel panorama nazionale italiano sui problemi dell'istruzione e dell'organizzazione dei sistemi formativi. Allora, Suor Anna Monia, vorrei subito chiederle, visto che, come dicevo, siamo a pochi giorni dall'inizio delle lezioni in tutta Italia, quale anno scolastico si prospetta per i nostri ragazzi? Mi auguro che questo sia un anno scolastico ormai lontano dal Covid e quindi da tutti gli elementi che il Covid ha portato con sé. Oramai è lontana la didattica a distanza, è il secondo anno di scuola in presenza e mi auguro che sia per tutti i nostri allievi un anno positivo dove si riesca a recuperare quel rapporto solidale fra docenti e famiglie affinché venga garantito ai nostri studenti un ambiente sereno ove crescere e imparare a pensare. Mi auguro che la scuola del 2023 sia una scuola capace di educare i nostri ragazzi al pensiero prima ancora che al saper fare. Peraltro è un anno scolastico positivo, soprattutto per, penso alle scuole paritarie, grazie all'emendamento ultimo che ha visto finalmente la possibilità per i 150.000 precari delle scuole paritarie di potersi abilitare e quindi poter contare su un contratto a tempo indeterminato. È l'anno dei fondi del PNRR. Piano di ripresa e resilienza, Next Generation Unione Europea. Mi auguro che questi fondi siano spesi bene dalla scuola statale, dalla scuola paritaria per la digitalizzazione, la riorganizzazione e il rilancio della scuola. Ecco, è un anno di tante aspettative, ma anche di speranze che non voglio pensare possano essere deluse. È un anno che però si apre anche con tanti problemi, uno su tutti, lei lo ha citato, oltre alla questione delle scuole paritarie che lei, a cui lei tiene particolarmente, anche il problema delle cattedre vuote. Ecco, anche quest'anno purtroppo saranno migliaia le cattedre scoperte, soprattutto nel nord Italia, a causa anche del carovita che tutti noi stiamo vivendo. Ecco, da questo punto di vista, secondo lei, quale potrebbe essere una soluzione da adottare o quantomeno una proposta da fare a chi decide? Guardi, qui occorre essere reali e realisti. E noi sappiamo molto bene che la questione delle cattedre vuote nel nord è conseguente a 20 anni di promesse incompiute fatte a carico della povera gente che ci ha creduto. Degli 8 milioni di studenti, 1,5 milioni si trovano in Lombardia, 285.000 in Calabria. Quindi è evidente che le cattedre sono nel nord. È stato assurdo per anni promettere attraverso immissioni in ruolo, concorsi e concorsoni ai docenti del sud che avrebbero potuto insegnare per la disciplina scelta vicino alla propria abitazione. Oramai occorre, e su questo purtroppo è stata una campagna elettorale irresponsabile da parte della classe politica per 20 anni e delle azioni sindacali altresì irresponsabili che hanno promesso posti di lavoro. In un modo molto concreto bisogna prendere atto che le cattedre sono nel nord e i docenti sono nel sud. Quindi ai docenti del sud non possiamo continuare a dire che troveranno il posto di lavoro vicino a casa loro, bisogna dire la verità. Se desiderano fare gli insegnanti devono necessariamente cambiare vita e andare a vivere nel nord, altrimenti devono cambiare mestiere. Questo è quanto mai obbligatorio oramai dirlo ai nostri docenti. Ecco perché avevo plaudito
alla proposta del ministro Valditara di aumentare gli stipendi per i docenti del nord. Questo avrebbe consentito ai docenti del sud di potersi spostare nel nord contando su stipendi più alti e poter quindi insegnare e pagarsi l'affitto. Se noi non facciamo questa operazione verità, continueremo ogni anno a lamentare la stessa questione: cattedre vuote nel nord e docenti precari nel sud. Occorre dunque una sorta di operazione chiarezza, potremmo definirla così, Certamente. per in qualche maniera arginare questo che ormai, come ha detto lei, è un problema che ci stiamo trascinando avanti da decenni. Ma Vorrei anche occorre farle. anche che i docenti del sud scelgano se per la loro vita si pensano docenti, allora non c'è alternativa, devono emigrare nel nord, altrimenti cambiare mestiere. Perché è un dato, è lapalissiano che se 1,5 milioni di docenti sono in Lombardia e 285.000 in Calabria e 400.000 in Puglia, i docenti devono andare ad insegnare in È una Lombardia. banale questione numerica, potremmo dire così. Vorrei farle una domanda che poi vuole essere anche una battuta riguardo al tema delle scuole paritarie. L'ho già detto, lei ci tiene particolarmente a questa tematica. Come ogni anno, ecco, c'è sempre un po' il quesito riguardo alla richiesta di fondi delle scuole paritarie che per qualcuno, ecco, sarebbero una sorta di scuole di serie B. Lei invece si batte perché questo sia, come anche la legge dice chiaramente, sia un concetto da eliminare anche nell'opinione pubblica. Bando all'ideologia, oramai la realtà parla chiaro. In tutta Europa esistono scuole statali e scuole paritarie, dicesi pluralismo educativo, e le famiglie possono scegliere a costo zero se educare i propri figli in una scuola statale o in una scuola paritaria perché hanno pagato le tasse. Avviene nella laicissima Francia, in Germania, in Svezia, in Finlandia, in Ungheria e in Romania. Solo in Italia le famiglie, dopo aver pagato le tasse, se scelgono la scuola statale apparentemente gratuita, invece ricordiamolo, non è gratuita, costa dagli 8 ai 10 mila euro di tasse dei cittadini. Nel momento in cui scelgono la scuola paritaria, devono pagare la seconda volta con la retta, perché lo Stato trattiene di queste imposizioni fiscali 7.500 euro e destina soltanto 500 euro per gli alunni che scelgono la scuola paritaria. Questo ha prodotto negli anni un sistema scolastico iniquo, la scuola non è più un ascensore sociale. Hanno chiuso dal 2015 ad oggi numerosissime scuole paritarie. Basti pensare che dal 2015 ad oggi abbiamo perso 300.000 alunni. Nel momento in cui chiudono le scuole paritarie e gli alunni si riversano nella scuola statale, è dimostrato che la scuola statale non riesce ad assorbirli, come è stato evidente durante il Covid. E peraltro l'assorbimento di questi alunni nella scuola statale porta ad una spesa degli 800.000 alunni, se si riversano nella scuola statale, di ben 5 miliardi e 500 milioni di euro. Una cifra enorme che andrebbe a riversarsi sulle tasse di cittadini. Più 6 miliardi per costruire delle nuove scuole, perché ove ci sono le scuole paritarie, non sempre c'è la scuola statale, quindi sarebbe un danno economico senza precedenti. Oramai questo è chiaro. Allora lo Stato italiano si deve porre una domanda: vogliamo continuare ad essere la più grave eccezione in Europa con un sistema scolastico classista, regionalista e discriminatorio? Vogliamo rischiare che le 12.000 scuole paritarie con gli 800.000 alunni vadano chiudendo progressivamente, producendo un danno economico per l'erario di 5 miliardi e mezzo gestione ordinaria, più 6 miliardi per costruire le scuole, sarebbero tutte tasse dei cittadini. Vogliamo continuare con questa miopia, con il rischio di produrre in Italia il monopolio educativo, cioè scuole gestite solo dallo Stato e scuole per i ricchi pari a 12 mila euro, e noi sappiamo che il monopolio educativo è l'anticamera del Certo. regime? Oppure vogliamo salvare il salvabile, cioè le 12.000 scuole paritarie con 800.000 alunni che le frequentano, che sono i primi finanziatori dello Stato italiano per 6 miliardi? Ricordiamo che la presenza delle scuole paritarie nel nord è del 37 e nel sud è del 4%. Siamo proprio oramai a numeri irrisori. Allora, vogliamo salvare queste 12.000 scuole con gli 800.000 alunni? È necessario dare alle famiglie la possibilità di poterle scegliere, riducendo l'impatto della retta. Allora come? Oramai è dimostrato.
bisogna assegnare alle famiglie in modo diretto o indiretto attraverso la scuola il 70% del costo medio studente. Ricordiamo che il costo medio studente è la cifra che lo Stato italiano dice ogni anno costare un alunno, 7.000 euro, non può costare meno di 7.000 euro, ma queste scuole paritarie chiedono rette dai 3.000 ai 5.000-4.000, quindi si indebitano per la differenza, dovendo poi chiudere. Allora si assegna il 70% del costo medio studente, che cuba 2 miliardi e mezzo. Quindi nella manovra di bilancio di dicembre si spesi 1 miliardo di euro, la parte restante di 1 miliardo e mezzo la si spesi in 3 legislature con 500 milioni di euro all'anno. Se questo non dovesse avvenire, sarebbe la catastrofe per il sistema scolastico italiano. C'è lo Stato italiano già nel 2024 dovrebbe programmare nelle leggi di bilancio una spesa di 5 miliardi e mezzo per la gestione degli alunni che delle scuole paritarie si riversano nella statale, più 6 miliardi per la costruzione delle scuole statali. E sono allora numeri importanti, suor Anna Moni, anche perché c'è il dibattito, siamo nel dibattito relativo alla legge di bilancio. Abbiamo sentito il ministro Giorgetti al meeting di Rimini già, ecco, in qualche maniera mettere le mani avanti su quelli che saranno poi i capitoli di bilancio che lo Stato andrà a finanziare. Le vorrei chiedere un'ultima battuta in un minuto, suor Anna Moni. Certo, vorrei dire che però il ministro Giorgetti si trova a un bivio. Spesare 1 miliardo di euro adesso e nelle prossime 3 legislature 500 milioni, oppure non spesarli e spesare nella manovra dell'anno prossimo 5 miliardi e mezzo più 6 miliardi. Mi pare che l'opzione sia quella, certo, come dice lei, un senso di buon amministratore. È un bivio, ecco, dinanzi al quale prima o poi ci si dovrà trovare e scegliere dove, da che parte andare. Una oramai battuta... non ci sono più, non c'è più tempo, terzo non dato. Il ministro Giorgetti si trova a dover spesare 1 miliardo di euro quest'anno oppure 11 miliardi e mezzo l'anno prossimo. Suor Anna Moni, una battuta per chiudere in 30 secondi relativamente al caso dello stupro di gruppo a Palermo. È il ruolo della scuola riguardo a questa tematica così importante. 30 secondi. Solidarietà a quella ragazza, terribile, inaccettabile quello stupro, non si può definire, è aberrante. La scuola può avere un ruolo determinante attraverso un'alleanza scuola-famiglia, educare i nostri ragazzi al bello, al rispetto del proprio corpo e dell'altrui corpo, nel concetto di libertà. La libertà è la capacità di agire partendo dalla realtà in un modo responsabile, che vuol dire la presa in carico dell'altro. Quindi la scuola può puntare molto sulla libertà. Grazie. Grazie di cuore per essere stata con noi, suor Anna Moni Alfieri. Speriamo di risentirci presto per parlare di queste tematiche così importanti. Linea alla regia.